telefonata anonima annuncia lo scoppio di una bomba nei palazzi di giustizia di Pesaro Urbino. Attimi di paura, ma nulla di fatto. Tre botti e poi le fiamme, paura e disagi sulla 14 per l'incendio del rimorchio di un camion, illeso il conducente. Manifestazione di protesta a Pesaro, CGIL e UIL in piazza Lazzarini contro la manovra del governo. Sportelli postali ATM di nuova generazione nei comuni dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, oggi l'annuncio del deputato Antonio Baldelli. Glicemia, pressione e circonferenza vita, Alfano Center, uno screening gratuito in occasione della giornata mondiale del diabete. El Gugul, giovedì prossimo a Fano si inaugura la nuova pavimentazione. A breve la consegna di altri tre cantieri, piazzale Rosselli, piazza Marcolini e gli interventi di moderazione del traffico a Sant'Orso. Basilica di Vitruvio, arresti romani, a Fano proseguono le indagini con il georadar. A Fano è arrivata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, al via l'allestimento vicino alla Rocca Malatestiana, novità per i più piccoli, il jumping. Al via dal 26 novembre, Pesaro nel cuore, si accende il Natale della città all'insegna della pace e della capitale 2024. Benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. La cronaca in apertura, paura all'alba questa mattina quando una telefonata anonima ha annunciato lo scoppio di una bomba nel tribunale di Pesaro e in quello di Urbino. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto evacuare i due edifici e delimitato la zona. Poi la polizia e i carabinieri con l'ausilio dell'unità cinofila hanno setacciato prima il tribunale di Pesaro e successivamente quello di Urbino. L'allarme è rientrato dopo alcune ore e nei due edifici non erano presenti ordigni. La telefonata che annunciava lo scoppio della bomba è stata effettuata da un uomo ancora non identificata alle 7:40 circa. Proseguiamo con la cronaca, passiamo all'incendio del rimorchio di un camion avvenuto alle 9:30 lungo l'autostrada A14 in direzione sud, a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Fano. L'autista, accortosi del fumo, è riuscito a fermarsi e staccare in tempo la motrice, ma il rimorchio è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto. I pompieri di Pesaro e Fano, sul posto con tre autobotti, hanno spento il rogo con il liquido schiumogeno. Inevitabili disagi al traffico, il tratto interessato è stato chiuso per circa due ore per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. Cambiamo argomento, si è svolto questa mattina in piazza Lazzarini a Pesaro lo sciopero indetto da CGIL e UIL contro la manovra del governo. Cosa chiediamo per il personale della scuola? La stabilizzazione. Una manifestazione di protesta organizzata da CGIL e UIL per contrastare, si legge in una nota, la direzione della politica economica molto lontana dal mondo del lavoro dipendente e dei pensionati delle fasce più deboli. Al centro della manifestazione la manovra di bilancio del governo che, dicono CGIL e UIL, non ha risposte concrete sulle emergenze di questo paese, più volte evidenziate dai sindacati. Oggi siamo in piazza per rivendicare la discussione su tanti temi, lavoro, giovani, pensioni, sicurezza sul lavoro. Abbiamo chiesto al governo, a tanti governi che si sono succeduti, di discutere assieme per stabilire quali erano le priorità degli elementi che dovevano essere sulla legge di bilancio. Questo non è stato fatto. Noi riteniamo che ci sia una grave crisi in questo momento nel nostro paese, un impoverimento forte di giovani, pensionati, meno giovani, che comunque impattano con un mercato del lavoro in grande crisi industriale. Infatti anche questa terra, voi avete grandi crisi di aziende storiche anche a livello di cultura che appunto vi hanno sempre caratterizzato, quindi siamo qui in piazza per dire al governo che deve parlarci e diciamo basta. E poi c'è uno slogan ben preciso per questa manifestazione. C'è uno slogan è adesso basta, noi vogliamo essere ascoltati, ma non lo diciamo noi, UIL e CGIL, lo dicono i lavoratori e le lavoratrici che con cui ogni giorno parliamo, non arrivano a fine mese, non avranno
avranno più supporto per gli affitti, ma avranno dei tassi di interesse di mutuo altissimo, hanno un'inflazione sui beni di prima necessità, gli alimenti del 17%, quindi voglio dire c'è una situazione su cui bisogna assolutamente discutere. Morti sul lavoro, pensioni, rivalutazione delle pensioni, pensioni di garanzia per i giovani, voglio dire i temi sono tanti. Protestiamo perché nella finanziaria che sta in discussione in Parlamento non ci sono le risposte che chiediamo per lavoratori e pensionati di questo Paese. E addirittura il governo sta portando avanti delle politiche che vanno proprio in direzione contraria, sul fisco, in tema di precarietà, sulla tutela dei salari, degli stipendi, delle pensioni. E c'è tutto il tema legato poi al sistema sanitario nazionale che è in crisi e che dove sostanzialmente nella finanziaria si va a favorire ancora di più il privato ai danni del pubblico. Tutto questo, per tutte queste ragioni e anche per tante altre, noi stiamo scioperando oggi in tutta Italia e nel centro Italia per quanto riguarda tutti i settori. È scomparso all'età di 88 anni Carlo Moschini, da tutti considerato il padre della nautica fanese. Il sindaco di Fano, Massimo Seri, si unisce al dolore della famiglia ricordando il valore di Moschini per tutto il comparto e il settore trainante per l'economia cittadina. È morto questa mattina all'età di 89 anni anche Franco Rossi, volto noto a Fano soprattutto nel mondo della musica. Per 20 anni, come ha ricordato la famiglia Carboni, Franco è stato l'animatore di tante serate a Baia Metauro. Il suo cavallo di battaglia era Piccolo Fiore Dove Vai e molti turisti quando lo incontravano lo chiamavano proprio così, Piccolo Fiore. Da giovane aveva anche cantato per un'orchestra. I funerali di Rossi verranno celebrati lunedì 20 novembre alle 15:30 nel Duomo di Fano. Qualcuno che ti vuole amare e non ha paura dell'amore. Proseguiamo con la cronaca. Il ponte Giovanni Paolo II di Pesaro è stato temporaneamente chiuso al traffico in un senso di marcia in seguito ad un sinistro stradale avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Un furgone ha sbandato e ha terminato la corsa contro un palo dell'illuminazione. Quest'ultimo, a seguito dell'impatto, si è inclinato pericolosamente verso la sede stradale. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che ha chiuso l'accesso alla strada per le procedure di messa in sicurezza. A seguire, come testimoniano le immagini, si è provveduto alla rimozione del palo dell'illuminazione. Cambiamo argomento, in arrivo sportelli postali ATM di nuova generazione nei comuni dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Lo ha annunciato il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli. Importanti novità in merito alla diffusione degli sportelli ATM di nuova generazione nei comuni dell'entroterra. Una bella notizia per 4 comuni delle aree interne, Borgopace, Petriano, Montegrimano Terme e Mercatello sul Metauro, per quanto riguarda la presenza di un ATM, di un bancomat. I sindaci mi avevano rappresentato qualche mese fa l'assenza in 3 di questi 4 comuni persino di un solo bancomat. Solamente negli ultimi 9 mesi in Italia sono stati chiusi oltre 500 bancomat e oltre 6 milioni di italiani abitano in comuni privi di un bancomat, e questo accadeva anche ad esempio a Borgopace. Questi sindaci mi hanno coinvolto, ho voluto rappresentare questa situazione di grave disagio a Poste Italiane. Poste Italiane mi ha comunicato proprio nei giorni scorsi come i comuni saranno interessati dal progetto Polis e presso gli uffici postali di questi 4 comuni sarà installato un ATM, un bancomat che non sarà in grado solamente di erogare contanti, ma erogherà anche una serie di importanti servizi come l'erogazione di certificati anagrafici, come la possibilità ad esempio di richiedere e rinnovare passaporto o addirittura, e qui andiamo incontro alla nuova visione della sanità regionale della Giunta Acquaroli, di una sanità diffusa, sarà possibile anche tramite questi ATM prenotare al CUP prestazione della nostra sanità regionale. Io ringrazio i sindaci per avermi coinvolto, perché come abbiamo detto durante la campagna elettorale, noi parlamentari delle Marche siamo la cinghia di trasmissione, dobbiamo essere la cinghia di trasmissione tra il
il governo regionale, i comuni delle Marche e il governo nazionale a guida Giorgia Meloni. Una centralina pericolosa è la denuncia di un nostro reporter di strada che ha scattato queste fotografie in via Vivaldi a Fano, dietro al Mancini. Credo faccia funzionare i pali della luce e delle antenne che sono allo stadio, ci ha scritto il telespettatore, ma i cavi sono totalmente scoperti. In quella zona, ha poi precisato, ci vivono famiglie con bambini, oltre al fatto che c'è un parcheggio pubblico per le auto. La centralina non è messa in sicurezza e credo possa essere pericolosa. Spero che non accadano cose spiacevoli per via dell'incuranza di chi deve sistemare le cose. Giovedì prossimo a Fano verrà inaugurata la nuova pavimentazione al Gugul, al Lido di Fano. A breve verranno consegnati anche altri 3 cantieri. Siamo quasi vicini alla consegna di ben 4 cantieri. Il primo che inaugureremo sarà proprio la nuova pavimentazione del Gugul, giovedì 23 alle ore 15:30. Vi aspettiamo. Non sarà una vera inaugurazione perché l'opera magari non è neanche un'opera di carattere straordinario in termini di lavori, ma ha un valore assoluto. Ha un valore perché sarà una vera benedizione. Successivamente a questo, il secondo spazio che andremo appunto a riaprire sarà, come vedete alle mie spalle, mi trovo qui in Piazzale Rosselli, dove per il momento abbiamo aperto un primo stralcio funzionale dei lavori, dove in questo momento ancora mancano tutta l'installazione dei punti luce, ma per installazione vuol dire che il sottoservizio è già creato, quindi manca fisicamente l'elemento che arriverà a giorni, e si sta lavorando sulla seconda parte. Per l'Immacolata, a metà dicembre, diciamo che anche questo spazio tornerà ad essere disponibile per quanto riguarda la fruizione da parte della città, una prima parte dei lavori di Viale Battisti, perché conseguentemente a questo sono già partiti invece anche i lavori nei controviali di rifacimento di quella che è la pavimentazione, parcheggi, arredi, verdi, illuminazione e tanto altro. Il terzo cantiere, che si concluderà entro appunto l'anno del 2023, sarà tutta l'intervento di moderazione del traffico per quanto riguarda Sant'Orso, dopodiché termineremo con gli asfalti. A seguire, il primo cantiere di gennaio 2024 sarà Piazza Marcolini. Quest'oggi proprio sono arrivati i nuovi selci che da lunedì verranno messi in posa, prima in via Apolloni, poi in via dei Borgogelli, via Malvezzi e infine sulla piazza. Sulla piazza, dove già stiamo facendo degli interventi importanti rispetto alla posa delle cordellature, e successivamente verrà anche colata tutta la fontana, che all'interno conterrà la stele che i ragazzi del liceo artistico Apolloni hanno restaurato con l'aiuto di professionisti, e proprio per dare un legame a quel luogo anche rispetto al palazzo Marcolini che gli è di fronte e che oggi viene utilizzato dalle scuole. Dopo la scoperta dei resti di un imponente edificio pubblico romano in via Vitruvio a Fano, proseguono le indagini archeologiche con il georadar e chissà che non venga trovata anche la basilica. Vediamo le interviste curate da Stefania Schiaroli. Recentemente sono emersi i resti di un imponente edificio pubblico romano compatibile con la Basilica di Vitruvio. Continuano le ricerche? Sì, continuano le ricerche in accordo con la sovrintendenza, anche a seguito di un lavoro di squadra tra Comune e sovrintendenza e anche il Centro Studi Vitruviani. E infatti a tale proposito abbiamo iniziato questa campagna georadar con i soldi che aveva predisposto il Comune di Fano attraverso il settore urbanistica, sono 20.000 euro IVA inclusi, che prevedono un ampliamento degli scavi. Ora, onde evitare di aprire, scavare in tutta la città, in tutto il centro storico, la tecnologia ci viene in ausilio e quindi, grazie all'incarico dato alla dottoressa Cerri, stiamo riuscendo a fare questa indagine con georadar per vedere cosa c'è sotto e dove è più opportuno scavare e proseguire questa indagine archeologica molto importante per valorizzare ancora al meglio Fano e la sua realtà storica. Immaginiamo e auguriamoci che la Basilica sia di Vitruvio. In questo caso, quanti turisti porterà questa scoperta? Il grande clamore che c'è stato a seguito delle prime scoperte che si sono rinvenute qui in via Vitruvio ci dimostra quale grande attenzione ci sia. Quindi sarà nell'eventualità un qualcosa di enorme, di grande clamore. Noi ancora non lo sappiamo, è troppo presto per dirlo. Certo è che, come abbiamo detto più volte, si tratta di un edificio imponente e pubblico di grandi dimensioni. Quindi siamo alla ricerca della Basilica di Vitruvio, del Foro Romano, e vedremo. Vedremo cosa scopriremo.
turisticamente sarà comunque una cosa molto importante, non solo per i turisti, anche per la città, per capire meglio le sue radici. Ci spieghi come funzionano le indagini in georadar? Sì, certo. Allora, il georadar è uno strumento che viene utilizzato nella diagnostica archeologica, è un metodo non invasivo che quindi ci permette di vedere quello che c'è nel sottosuolo senza dover scavare, e quindi ovviamente è un metodo appunto non invasivo. Funziona attraverso l'immissione nel terreno di onde elettromagnetiche che vengono poi riflesse nel momento in cui nel terreno incontrano degli ostacoli e delle superfici che possono essere strutture murarie, nel caso archeologico, pavimenti o anche semplicemente dei cambiamenti nella geologia del terreno. E quindi poi c'è un software che ci permette di visualizzare i dati sono raccolti tramite sezioni, perché quindi lo strumento registra dei profili verticali del terreno. Queste sezioni vengono poi elaborate e da queste sezioni del terreno si possono poi elaborare e realizzare delle planimetrie in 2D che ci danno la possibilità di vedere quello che c'è nel sottosuolo alle diverse profondità. Quindi questo è fondamentale in archeologia, perché conoscendo bene o male le quote di ciò che si trova nel terreno dal punto di vista archeologico, possiamo bene o male associare i vari rinvenimenti archeologici con le anomalie riscontrate con lo strumento. In occasione della giornata mondiale del diabete, l'Associazione Diabetici organizza per domani uno screening gratuito al Fano Center. Sentiamo i dettagli nelle interviste di Massimo Foghetti. Noi domani siamo a Fano, al Fano Center, per effettuare lo screening glicemico e determinare l'indice di massa corporea, misurare la pressione e dare a tutta la popolazione, quindi noi lo facciamo per voi, per chi non ha nulla, chi pensa magari di non avere nulla, e me lo auguro, dare molti consigli per un corretto stile di vita e per un'alimentazione sana. Abbiamo dato un monito, un allarme noi delle associazioni diabetici d'Italia, in quanto c'è stata una rilevazione molto grande di una epidemia che avverrà nel futuro di diabete di tipo 2 se questa malattia non viene fermata. E come possiamo fermarla? Volendoci più bene, e quindi mangiando meglio, muovendosi e avendo anche del tempo per se stessi, tenendosi cura di sé. Noi vogliamo assolutamente, avendo già questa malattia, e ricordo anche, faccio una piccola precisazione, sentirete parlare sia di diabete di tipo 1 che diabete di tipo 2. Sono due malattie, diciamo, diverse, la cui cura è totalmente diversa. E il 90, diciamo che siamo più orientati, facendo questo screening, per la prevenzione del diabete di tipo 2, perché su una diciamo che il 90% delle persone hanno il diabete di tipo 2, il 10% è destinato a quello di tipo 1. Ringrazio tantissimo il dottor Giulio Lucarelli, endocrinologo e diabetologo dell'AST di Pesaro Urbino, il nostro grande referente, che darà dei consigli a tutte le persone che si sono sottoposte a questo esame. Vi aspetto domani in tantissimi, al Fano Center, il 18 novembre dalle 9 all'1 e dalle 2:30 alle 18:30. È un appuntamento importante quello che si svolge domani a Fano, al Fano Center, in quanto ricorre la giornata mondiale contro la malattia del diabete. Un appuntamento che si ripete ogni anno, ma che è importante parteciparvi. Qual è l'impegno dell'amministrazione comunale su questo fronte, Assessore Cucchiarini? Siamo da anni a fianco di tutte quelle associazioni, oltre che del mondo sanitario, che si occupano di salute anche in termini di prevenzione, prevenzione primaria in questo caso, e ci fa particolarmente piacere essere vicini adesso all'associazione Diabetici, che si impegna comunque in uno screening glicemico gratuito insieme al mondo sanitario, perché i numeri anche a Fano parlano chiaro, sono numeri importanti, più di 7.000 casi affetti da questa patologia subdola, anche diversa per tipologie, che può diventare veramente invalidante. Apriamo la pagina dedicata alle iniziative di Natale. Questa mattina in piazza 24 Maggio a Fano è iniziato l'allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Novità per i più piccoli, il jumping. Apertura sabato 25 mattina alle 10:30 della pista sul ghiaccio. Confermiamo l'apertura per sabato mattina, attendiamo il popolo fanese, da sabato mattina per l'appunto, i bambini, i ragazzi,
chiunque voglia venire, tanto ormai siamo conosciuti in zona. Diciamo dove ci troviamo in questo momento, dove sarà allestita la pista del ghiaccio? Allora, la pista è allestita in via 24 maggio, il parcheggio di via 24 maggio, di fianco alla Camera Cristiana. Come funziona l'allestimento della struttura? I ragazzi stanno allestendo la pista, che questo è il basamento dove vengono praticamente montate le serpentine che servono per formare il ghiaccio. Quando sarà possibile venire a pattinare? Per poter venire a pattinare da sabato mattina, per appunto 24, che diciamo che sarà l'inizio del periodo invernale del Natale. E quanto rimarrà allestita la pista? Fino al giorno 7, che è l'ultimo giorno, perché la Befana è il 6, il giorno 7 è domenica, per logica noi saremo aperti. Ricordiamo che sarà possibile affittare i pattini direttamente qui? I pattini, come sempre, possono essere affittati qui direttamente a noi. Chi è in possesso di pattini pagherà soltanto il discorso del biglietto d'ingresso e basta, che sarà ridotto in confronto al prezzo normale. Età per entrare? Allora, l'età minima per entrare, qui possono entrare un pochino tutti i bambini, da un minimo di 3 anni fino a un massimo, il massimo non ha limite, finché il cuore lo permette. Novità dell'anno per i bambini più piccoli, il jumping. Sì, porteremo anche il jumping, che sarà praticamente il classico salterello dove i bambini vengono imbragati, di modo che hanno una sicurezza maggiore. Lo porteremo in alternativa per quei bambini che hanno paura di pattinare oppure non sono ancora, diciamo, pronti per poterlo fare. E allora aspettiamo tutti qui a pattinare. Certamente, attendiamo tutto il popolo fanese. Più siamo e più ci divertiamo. A Pesaro si accende il Natale all'insegna della pace e della capitale 2024. Questa mattina sono state presentate le iniziative dell'evento Pesaro nel cuore. Vediamo. Pesaro si prepara ad accogliere la magia del Natale con un evento straordinario che anticipa Capitale Italiana della Cultura 2024. Il coordinatore degli eventi del comune, Massimiliano Santini, ha annunciato che il via alle celebrazioni natalizie sarà dato il 26 novembre alle ore 18 con l'accensione dell'albero di Natale in Piazza del Popolo. Sarà una cerimonia intensa e significativa. Dopo l'accensione dell'albero e delle luminarie partiranno ben 100 iniziative che animeranno il grande palco in Piazza del Popolo con spettacoli itineranti che si estenderanno anche nelle pittoresche vie del centro storico. Una pista di pattinaggio farà la sua comparsa in piazzale Matteotti, mentre il trenino di Natale accompagnerà i bambini in un affascinante viaggio attraverso la città. Un Natale da capitale, un Natale che anticipa la capitale italiana della cultura, il 2024, e quindi abbiamo pensato a un grandissimo Natale. Un Natale che si accenderà il 26 di novembre in Piazza del Popolo a Pesaro con la consueta accensione dell'albero di Natale, che quest'anno porterà un messaggio di pace a tutto il mondo. Il mondo, un momento abbastanza toccante dove come ogni anno parteciperanno migliaia di cittadini. E dopo questo 26 di novembre si accenderanno 40 giorni di iniziative, più di 100 iniziative in 40 giorni e dislocate in tutto il centro storico per poter riuscire comunque in qualche modo a far respirare l'atmosfera di Natale a chi parteciperà e a dare possibilità anche ai commercianti di comunque sia avere più persone che passeggiano in centro e anche in città. L'assessore Franquellucci ci ha coinvolto attivamente le attività commerciali nella preparazione delle festività, discutendo di illuminazioni della pista di ghiaccio e pianificando numerose iniziative. Pesaro nel cuore si svolgerà dal 26 novembre al 7 gennaio 2024, offrendo a cittadini e turisti un'esperienza indimenticabile durante le festività natalizie. Abbiamo coinvolto le attività commerciali e soprattutto anche i centri commerciali naturali, quindi faranno delle attrattive nei luoghi dove loro vendono presso le loro attività e anche nelle vie e anche per dire anche in piazzale Lazzarini troverete delle attrattive per le persone che si recano in centro. Questo è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, ma anche l'aiuto avuto dalle associazioni di categoria che si sono spese e hanno comunicato le varie attività commerciali del territorio, del centro storico, di mettersi in gioco appunto anche per il Natale. Quindi questo coinvolgimento mi fa molto piacere, sarà sicuramente un Natale più coinvolgente e di partecipazione. Non sarà un Natale come gli altri, intanto perché diciamo ritornano un po' gli elementi, tra cui anche
la pista di ghiaccio cui avevamo rinunciato per motivi ovviamente di opportunità rispetto ai costi energetici l'anno scorso, ma anche in generale un clima proprio di festa da una parte e dall'altra anche di spirito autentico del Natale, in particolar modo con un richiamo ai temi della pace che sarà un tema anche costante. Insomma, in generale una grandissima opportunità per come è concepito un programma molto ricco a favore anche del commercio, delle attività in un momento ovviamente strategico da questo punto di vista, ma soprattutto insomma un vero e proprio biglietto da visita che vogliamo riservare ai pesaresi, innanzitutto ai cittadini della provincia e della regione che inizieranno a visitare Pesaro anche verso la capitale italiana e appunto anche verso chi chiaramente con un focus specifico sul Capodanno, che sarà un po' diciamo, una prova generale di quella che poi sarà la cerimonia inaugurale del 20 gennaio con Mattarella, verranno ovviamente a vivere il clima di una città che si prepara ad essere capitale italiana per tutto il 2024. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Colli al Metauro, d'intesa con la Giunta e l'ambito territoriale e sociale, darà il proprio contributo sul tema della violenza sulle donne. Sabato 18 novembre alle ore 16 presso la Chiesa del Gonfalone di Saltara si terrà un incontro per sensibilizzare la popolazione sul tema. Interverranno Claudia Urbinati, operatrice del Centro Antiviolenza, parla con noi, e Stella Grassetti, coordinatrice del servizio Voci, violenza assistita. Inoltre verrà presentato il servizio denominato Dico tra noi, uomini che agiscono violenza. I brani musicali saranno invece interpretati da Arianna Palazzetti. Quest'anno ricorre il centenario dalla nascita di Wisława Szymborska, considerata una delle più importanti poetesse della nostra epoca. Polacca di origine, vinse il Nobel per la letteratura nel 1996. Anche a Fano, in collaborazione con l'assessorato alla cultura, ha deciso di organizzare un momento celebrativo domenica 19 novembre alle 17.30 alla Pinacoteca del Museo Malatestiano, in virtù del fatto che la città della Fortuna è gemellata con Wieliczka, città polacca poco distante da Cracovia. L'evento, curato da Ilaria Trigiani, avrà lo scopo aggiuntivo di approfondire lo stile della poetessa, solo all'apparenza ironico, ma che in realtà cela una profondità tutt'altro che gioiosa. Amore, morte, guerra sono alcuni dei temi che verranno affrontati insieme alla dottoressa Bastianelli. Ad intermezzare la serata, il duo musicale I Trepi. Domenica alle 17 al centro civico di Villanova, nel comune di Colli al Metauro, si terrà l'ultimo incontro della rassegna Gialli nel Borgo, che tratta di delitti irrisolti. Dopo aver parlato nei primi due appuntamenti di Jack lo squartatore del delitto di Via Poma, nell'ultimo incontro si parlerà del delitto di Carla Molinari, avvenuto nel 2009. I relatori saranno Francesco Belfiori, scrittore e autore di Gialli, e Marco Lanzi, ex responsabile della Polizia Scientifica di Pesaro e attuale segretario del SIULP. L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Culturale Scarpe Sciolte, sarà ad ingresso libero. Lunedì prossimo, 20 novembre, a Primo Cittadino, sarà nostro ospite il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Potrete intervenire in diretta dalle ore 19 telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un breve messaggio su WhatsApp al 338 49 68 250. Prima di chiudere questa edizione del telegiornale vi ricordo che per quanto riguarda le commedie dialettali il prossimo appuntamento è per domenica 19 novembre alle ore 21, dove trasmetteremo Elette di Maastricht della compagnia Il Guitto di Fano. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'inaugurazione del Garden di Natale di un noto negozio di fiori e piante di Chiaruccia di Fano. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 4968 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.